Dopo aver esaminato i soggetti ecclesiali di diritto, entriamo adesso negli oggetti del diritto nella Chiesa. Questi oggetti si possono denominare meglio beni giuridici, i beni giuridici ecclesiali. In realtà questo termine bene giuridico è un altro modo di dire ciò che è giusto. Ciò che è giusto nella Chiesa è sempre un bene, è un bene specificamente ecclesiale, un bene che appartiene a un soggetto, una persona o la stessa Chiesa e che gli è dovuto da un altro, che può essere un'altra persona o la Chiesa stessa. È importante tenere presente che nella Chiesa ci sono beni giuridici specifici, propri della Chiesa. Questo dà l'identità nella Chiesa. In questo senso l'intuizione di Mersdorf, secondo cui la parola di Dio e i sacramenti sono realtà intrinsecamente giuridiche, è molto interessante, perché la Chiesa è Chiesa del diritto, perché è Chiesa della parola e dei sacramenti. La parola e i sacramenti sono i beni giuridici per eccellenza nella Chiesa. Ciò è stato ulteriormente chiarito da Hervada, soprattutto nel suo famoso articolo sulle radici sacramentali del diritto canonico, in cui ha applicato alla Chiesa la sua visione del diritto come ciò che è giusto, dal realismo giuridico classico. Dunque, questo articolo è molto importante e perciò l'abbiamo messo nella piattaforma didattica come un articolo di lettura obbligatoria per l'esame. Entriamo ad analizzare i beni giuridici ecclesiali. Quali sono questi beni? Anzitutto bisogna dire che la grazia santificante in quanto tale non può costituire un bene giuridico, semplicemente perché trascende l'ambito visibile esterno. La grazia non è un bene visibile esterno, rimane nel mistero del rapporto con Dio. Però sono invece beni giuridici gli strumenti della grazia, i canali attraverso cui ci viene la grazia, come sono i sacramenti, o altri beni che aiutano ad avere questa grazia, che sono importanti per la salvezza. Perciò questi beni giuridici ecclesiali fondamentali sono beni giuridici salvifici, cioè che hanno un rapporto diretto con la salvezza. Questo binomio, parola di Dio, i sacramenti, costituisce il binomio fondamentale dei beni giuridici ecclesiali di natura salvifica. Perché la parola di Dio è un diritto, un bene giuridico nella Chiesa? Per capirlo bisogna tenere presente gli elementi abituali di un bene giuridico, cioè che si tratta di un bene che appartiene a qualcuno e che gli è dovuto, secondo giustizia, da un altro. A chi appartiene il bene della parola? Il bene della parola in realtà appartiene a tutti gli uomini, perché il Vangelo è diretto a tutti. Dunque tutti gli uomini hanno diritto a ricevere la parola di Dio nella sua autenticità e anche nella sua abbondanza. Perciò la Chiesa è missionaria per sua natura. Chi è il soggetto che deve dare questo diritto? È anzitutto la Chiesa in quanto tale che si organizza e opera attraverso la gerarchia, attraverso il ministero della parola, il magistero. Però anche tutti i fedeli hanno un dovere morale e dunque la libertà per agire in questo compito missionario della Chiesa, in questo far arrivare a tutti gli uomini la parola di Dio. I fedeli non hanno un obbligo giuridico come ce l'ha la Chiesa in quanto istituzione, però hanno un dovere morale molto serio di apostolato che implica un diritto di libertà nell'esercitare questo apostolato. E
importante rendersi conto che anche la parola di Dio costituisce un diritto di tutta la Chiesa. Tutta la Chiesa ce l'ha come soggetto istituzionale, perché è un bene per tutti. In modo che quando non si vive la parola di Dio come si deve giustamente nella Chiesa, si commette un'ingiustizia contro la Chiesa stessa e contro tutti i fedeli. In realtà dicevamo che è tenuta la Chiesa in quanto tale, pertanto la gerarchia, a dare questa parola di Dio, ma anche i fedeli hanno doveri corrispondenti a questo diritto alla parola. Ce l'hanno ad esempio i genitori rispetto ai figli, per il fatto di essere genitori, e anche ce l'hanno tutti i fedeli tra di loro, nella misura in cui la conservazione della parola di Dio costituisce un dovere, il dovere di comunione nella Chiesa, il dovere che viene intaccato mediante il delitto di eresia o di apostasia. Questi delitti, anche condotte meno gravi, però che implicano separarsi dall'ortodossia della Chiesa, costituiscono un attentato contro i diritti degli altri nella Chiesa. Tutti siamo tenuti a vivere questa comunione nella parola di Dio. La parola è un bene oggettivo, cioè c'è una verità oggettiva sulla parola nella Chiesa. E come si assicura questa verità oggettiva? Da una parte, mediante la fede che lo Spirito Santo dà ai fedeli, mediante il chiamato sensus fidei, sensus fidelium di tutti nella Chiesa. Però questo sensus fidelium ha un punto di riferimento visibile, oggettivo, che è il magistero della Chiesa. Senza il magistero della Chiesa non ci potrebbe essere un patrimonio chiaro, un deposito della parola di Dio a cui tutti fanno riferimento. Non ci sarebbe veramente rapporti di giustizia concernenti la parola, ci sarebbe piuttosto una libertà di espressione dentro la Chiesa per cui ognuno potrebbe trovare una interpretazione sua della parola e dunque non sarebbe la parola in quanto tale, nella sua autenticità, un bene dovuto secondo giustizia. È importante rendersi conto che la parola di Dio è in gioco in tutti i rapporti di giustizia nella Chiesa. Tutti i rapporti di giustizia nella Chiesa presuppongono questa adesione alla parola di Dio. La misura in cui si rispetta nella Chiesa l'autorità dei pastori, si rispetta la libertà dei fedeli, si rispetta l'indissolubilità del matrimonio, la misura in cui si agisce giustamente nella Chiesa, si sta sempre rispettando questa parola di Dio. E dunque questo bene della parola è implicito in tutti gli altri. È un'esigenza di giustizia molto importante. Quando un giudice pronuncia una sentenza di nullità matrimoniale, sia a favore della nullità o sia contro la nullità, però che non è veramente fondata sulla verità, sta compiendo un atto ingiusto che si pone contro il diritto di tutti alla fedeltà al deposito rivelato della Chiesa. Questo deposito rivelato include, come sappiamo bene, le verità essenziali sul matrimonio, sull'una caro e concretamente l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Pertanto c'è una ingiustizia non soltanto matrimoniale, ma anche riguardante la parola di Dio. Bene, questo bene della parola di Dio è inseparabile dai sacramenti. In realtà tutti e due costituiscono un'unità. Non si può separare nella Chiesa l'evangelizzazione dalla sacramentalizzazione, come si dice. Parola e sacramenti sono talmente uniti che anche c'è nella celebrazione dell'Eucaristia, c'è la liturgia della parola e anche nella celebrazione degli altri sacramenti. La parola di Dio annuncia quello che i sacramenti fanno e i sacramenti sono costituiti anche da un aspetto di parola, la forma cosiddetta, le parole proprie del sacramento. Dunque c'è una inscindibile unità tra parola e sacramento.